Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Credo che come me molti di voi siano tornati dalle vacanze. Oggi è il mio primo giorno qua a Milano. Ieri diciamo che per tornare ci abbiamo messo 9 ore per fare Pescara Milano, le partenze intelligenti, ecco. Quindi oggi primo giorno in cui sono a Milano, ragazzi, ahimè si ritorna un pochettino in riga. Come sapete, in Puglia mi sono goduta appieno la vacanza, mi sono allenata quando ho avuto voglia, e ho avuto voglia poche volte, sinceramente, e ho assaggiato tutti i cibi tipici, pasticciotti, orecchiette, ecco. Quindi diciamo che ieri mi sono pesata quando sono arrivata e quasi un chilettino l'ho messo su. A questo punto, però, cosa fare? Nulla di drammatico, ragazzi, perché va via in pochissimo. Mi rimetto un pochettino in riga, ovvero sapete che io non è che faccio delle diete assurde, non conto max, non conto calorie, però inizio a stare un pochettino più attenta a quello che mangio, ovvero con le dosi, mi gestisco meglio un pochettino i grassi, i carboidrati, le proteine. E quindi oggi vi farò vedere come farò e poi ci alleneremo anche. A questo punto però iniziamo subito dalla mia amata colazione. Lo so, è sempre la stessa, però vi giuro la amo. Finché non inizia a fare un pochettino più freddo, sicuramente rimarrà questa, poi ci penseremo. Abbiamo una pesca, una prugna, questo è dello yogurt, io utilizzo quello intero bianco, quello senza aggiunta di zuccheri, cacao, cornflakes, burro di arachidi, quello crunchy di MyProtein, e poi per dolcificare un po' il tutto uso il Flav Drops. Colazione fatta, adesso è il momento della skincare. Come sapete io tengo tantissimo alla mia pelle, anche perché è tendenzialmente secca e quindi ha bisogno di molte più attenzioni. Oltretutto, tornata dalle vacanze, dopo 2 settimane di mare, in cui sì, ho messo sempre la protezione solare e tutto il resto, è molto secca. E questo si può vedere anche dal naso, che mi sa che in telecamera non si vede, ma è sempre pieno di pellicine, si spella sempre come se avessi perennemente il raffreddore. Quindi andrò a fare una maschera idratante. Per farla utilizzerò Foreo UFO e questa maschera che è la H2O Overdose, sempre di Foreo, che è idratante perché contiene acido ialuronico, quindi perfetta per la mia pelle, proprio quello che ci voleva. Prima di tutto quindi accendiamo Foreo, andiamo sull'applicazione, selezioniamo il nostro UFO e recuperiamo la nostra maschera. Come potete vedere è mega imbevuta di liquido, oddio, infatti gocciola addirittura. La vado a posizionare quindi subito sul dispositivo e la blocco con questo pezzettino trasparente. Eccoci qua. Vado a scansionare il barcode che è presente dietro e fatto, possiamo incominciare. Oltretutto ragazzi, sono maschere senza parabeni e che si ispirano a quelle coreane, che sono praticamente conosciute come le migliori al mondo. Dato che nella confezione rimane tantissimo liquido, potete reidratare la maschera, utilizzarla una seconda volta, ma il mio trucchetto è invece farla sul collo e décolleté, che sono delle parti in realtà che nessuno considera ogni volta, ma hanno una pelle sensibile come quella del viso e quindi hanno bisogno dello stesso trattamento. Finito il trattamento, togliete e a questo punto la buttiamo perché è stata usata e strausata. Vedete che ne rimarrà un pochino sul viso e la cosa migliore è massaggiarla fino a completo assorbimento. Eccoci qua! Guardate che pelle, super luminosa, eh? E soprattutto idratata. Anche il naso, che è il mio punto critico, lo sento molto meglio. Bene, sono soddisfatta. A questo punto posso andare a truccarmi, sono pronta. Oltretutto Foreo UFO, ma anche gli altri dispositivi, sempre della stessa linea, sono piccolissimi e quindi lo mettete in borsetta e lo portate dove volete, in viaggio, in palestra. E davvero in pochissimo tempo vi donano una pelle splendida. Adesso devo andare a fare una commissione importantissima. Praticamente mentre ero via mi è arrivato il pacco di MyProtein, soltanto che non c'era nessuno a casa e quindi me l'hanno mandato in Duomo al DHL Point. Quindi adesso andrò a prenderlo. Sarà divertente perché è il solito paccone gigante e io dovrò trasportarmelo così in braccio. Magari prendo una borsa. Adesso vediamo. Però comunque mi ritengo fortunata perché l'ultima volta che mi è successo ero in Spagna, in Erasmus, e il DHL Point era a mezz'ora di macchina da dove vivevo. Io ovviamente non avevo la macchina, quindi è stato un po' un casino. Però avevo trovato qualcuno che mi aveva accompagnato, un santo.
abbiamo pure saltato lezione per andarlo a prendere e niente. Fatto, recuperato, ci ho messo un secondo, davvero servizio ottimo. Bravi DHL, che in Spagna mi avete fatto impazzire invece. Comunque, guardate qua, no, non è tanto grande alla fine. Pensavo fosse molto più pesante. E niente, a questo punto credo che ci sia anche un unboxing. Non vi ho mai fatto io un unboxing di My Protein. Siete curiosi di vedere cosa ho preso? Ora di pranzo, vediamo allora Chef Lisa che cosa ha in serbo per voi. No, vabbè, allora sapete che non sono una grande cuoca, preferisco fare delle cose più semplici e per le cose un pochettino più elaborate andare al ristorante. Però dato che voglio un pochettino riprendere le mie abitudini, mangiare un pochettino meglio, che come sapete in Puglia ho mangiato di tutto, vi faccio vedere che cosa andrò a mangiare. Come vedrete è molto semplice il mio pranzo, però non sto facendo dieta da bro, non sto facendo niente di tutto questo, non sto seguendo nessuna dieta particolare, voglio soltanto mangiare un pochettino bene e gestirmi meglio con tutti i macronutrienti. Però per fare questo ho bisogno di alimenti semplici, che non sono processati, non sono lavorati, ma andrò a fare le opportune modifiche, se così si può chiamare, io. Allora, partiamo subito dalla fonte di carboidrati. Io amo, ragazzi, amo questi crostini e di solito per pranzo non mi faccio la pasta, soprattutto in questo momento che fa molto caldo, non ho voglia, sinceramente. Quindi questi, oppure vado a mangiare del pan bauletto. Questo qua è quello, vabbè, con i cereali comunque e della soia. Poi abbiamo fonte proteica, pollo, era in sconto ragazzi, non potevo non prenderlo, e anche del prosciutto cotto perché ragazzi io amo i salumi. Poi come fonte di grassi ci andrò a mettere un pochettino di formaggio e olio, che poi andrò ad aggiungere dopo. E poi abbiamo pomodori e insalata. Ecco qua il mio piattino super sano. Io ho scelto queste fonti qua perché sono quelle che preferisco, però come sapete voi potete scegliere quello che volete. Anche ad esempio i latticini. Io in passato ho demonizzato i latticini, li ho reintrodotti perfettamente. E oltretutto un'altra cosa, vi consiglio in realtà di pesare le cose. Incomincio dalla cosa più buona, il mio crostino. Dopo il pranzo è ora del nostro unboxing, un unboxing per digerire. Come vedete mi sono cambiata, questi sono degli outfit della nuova linea di abbigliamento di My Protein, che adesso vi faccio vedere indossati, perché ragazzi è appena arriva, la prima cosa che devo fare è spacchettare, quindi questo pacchetto qua l'ho già aperto ma era separato da quello che vi faccio vedere adesso. Ta-da-da-da! Non è grossissimo, però ho preso un bel po' di cose in realtà. Allora, apriamolo live. Incominciamo subito. Allora, ho preso altri vestiti. Ho un problema con i capi di abbigliamento da palestra, ragazzi. Cioè, sono fissatissima. Allora, però ve li faccio vedere dopo. Faccio vedere prima le cose da mangiare. Abbiamo il burro di anacardi, rigorosamente crunchy, mix proteico per pancake proteici al cioccolato. Queste sono le barrette in assoluto più buone di sempre. Queste sono al gusto brownie, perché l'altra volta le ho prese al peanut butter e ragazzi sono spaventose, quindi vi farò sapere di queste qua che sono un gusto nuovo. Protein spread, questa è al gusto Nutella praticamente, perché è cioccolato e nocciole, e devo dire che il gusto la ricorda tantissimo. Se siete amanti della Nutella prendetela assolutamente. Poi ho preso i protein wafer, che quando ho voglia di un biscottino, qualcosa di dolce, sono buonissimi. Poi sono un amante dei low hacker, quindi meglio di così non si poteva. Passando invece all'abbigliamento. Oh, che belli, raga, mamma mia. Ho preso questi pantaloncini che sono degli shorts, però un pochettino più lunghi, in modo tale che non rischiamo di far vedere tutto mentre facciamo gli esercizi in palestra. E sono super elastici,
Belli, io adoro questo tessuto, ragazzi, lo adoro, e soprattutto anche questo colore ciliegia, più o meno? Sì, è tipo color ciliegia. Io ho preso un XS, questo è un top, invece, mamma mia, quanti sacchetti. Eccolo qua, rosso, che si può abbinare in realtà anche con questi pantaloni qua che ho addosso, perché guardate, è lo stesso rosso. Però io avevo intenzione di abbinarli con i pantaloncini corti che ho uguali, così almeno faccio il set. E niente, è un top normale con le coppette preformate e dietro c'è l'incrocio. Ve ne metto qua la foto poi di come sta addosso. Questa invece è una maglietta da uomo, è per Gianluca, però non posso aprirla perché è un regalo, quindi vi lascio qua la foto di quella che ho preso. Però l'avevo già vista addosso ad un mio amico e ho detto no, la voglio, la devo per forza comprare a Gianluca, quindi ve la consiglio. E l'ho presa grigia, questo dovrebbe essere grigio scuro. Sì, color carbon. Unboxing terminato. Io vi ricordo che sul sito di MyProtein ci sono sempre un sacco di sconti. Per avere il massimo degli sconti utilizzate il codice MyLisa e soprattutto grazie mille se acquistate e ordinate tramite il mio link, che è quello che vi linko qua sotto, perché si tratta di un link di affiliazione e quindi mi supportate se lo utilizzate. Quindi grazie mille e buono shopping. Oggi è la fine comunque giornata al computer, sapete quando si ritorna, bisogna sistemare mille cose, chiudere l'Erasmus, pensare se dare qualche esame a settembre oppure no. Questa è una bella domanda a cui rispondere. Comunque adesso sono le 6, il sole sta iniziando a calare e quindi è l'ora di un bel workout. Andrò ad allenarmi all'aria aperta, andrò verso Gaulenti, che comunque c'è una zona tutta bella attrezzata con un po' di cosine. L'allenamento sarà 15 minuti di corsa per arrivare fino là da casa mia e poi lì improvviserò un circuitino, vediamo cosa mi viene in mente. Ah, ecco cosa volevo farvi vedere. Ho messo su i pantaloncini che ho fatto vedere prima nell'unboxing. Raga, ma non pensavo fossero così belli. Guardate, a parte che sono con il taglio da ciclista e pensavo fossero più corti, ma molto meglio, perché è stra la moda adesso, va tantissimo. Super effetto push up, direi, super consigliati. Eccomi qua ragazzi, ho avuto modo di riprendermi un pochettino dalla corsa, perché intanto che ho messo qua tutto a posto la balandà, una telecamera, sono un po' scarsa. Devo un pochettino riprendere, dai, ho fatto un quarto d'ora di corsa e vi giuro, cioè ero alle cozze, è stato davvero difficile. Adesso mi invento un circuitino con un po' di esercizi, tanto qua non c'è tanto, ma c'è abbastanza per fare un bel workout alla fine. Qua si possono fare le trazioni, qua invece non si vede bene, ma ecco sì, qua possiamo fare addominali e tutto il resto, tutta la spalliera, poi abbiamo le parallele, quindi perfetto. Vediamo adesso cosa mi viene in mente. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Allenamento terminato, ho fatto anche un pochettino di stretching che fa sempre bene. Poi questa ragazzi è l'ora più bella. Ho fatto un allenamento, alla fine tra una cosa e l'altra 45 minuti, quindi
cioè, devo dire perfetto, tra anche la corsa, quindi ho fatto un quarto d'ora di corsa e mezz'oretta di esercizi. Questi qua sono tutti gli esercizi che ho fatto, non vi ho impostato un vero e proprio circuito, perché potete farlo voi in base agli esercizi che vi piacciono di più, in base al vostro livello e in base anche alle ripetizioni che riuscite a fare. Io sinceramente questi esercizi a corpo libero li ho sentiti di brutto anche, e quindi sono felice e soddisfatta. A questo punto ci vediamo dopo per la cena. È arrivata l'ora di cena, finalmente, perché ho un bel po' di famina. Quindi adesso vi farò vedere che cosa mangerò. Vedrete che sarò un pochettino più leggera con i carboidrati, perché io prima di andare a letto ho preso questo vizietto, ovvero di mangiare un biscottino e un pochettino di cioccolato. Quindi ho trovato il modo di farlo rientrare comunque alla mia dieta. Cena pronta, la cucina oggi propone patate, due uova con il mio amato prosciutto, broccoli e pomodori. Poi andrò a mettere sui broccoli il grana, che raga, cioè, mi piace tantissimo broccoli e grana, un po' di olio e un po' di sale. Semplice, buonissimo. Io le avevo detto che prima di andare a letto mi veniva fame di dolce e così è stato. Sono andata qua in cucina, ho aperto il cassetto in cui ci sono tutti biscotti, cioccolati e cose varie. E ci sono anche qua sopra. La mia casa è piena di tentazioni. Quindi il mio pre-nanna, se così si può chiamare, comprende un bel quadratino di cioccolato fondente, che in realtà è un bel quadratone perché sono giganti questi, e un paio di gocciole. Ragazzi, ormai mi sono abituata così, vi giuro, non riesco a togliermi sta cosa, ma sinceramente non la faccio neanche diventare un problema, cioè ho proprio bisogno, prima di andare a letto, di qualcosa di dolce. Quindi niente, lo accetto a seconda della mia voglia e niente, lo faccio rientrare nella mia dieta. Eccolo qua, il mio cioccolato. Ma perché questa passione per il cioccolato, ragazzi? So che tanta gente non piace. Io ne conosco, raga, beati voi, sinceramente. Ok, ragazzi, anche questo video finisce qui. Vi ho portato con me durante la mia giornata. Ho intenzione di rimettermi un pochettino in carreggiata. Tra qualche giorno ricominciare anche con gli allenamenti in palestra, come ho sempre fatto. Tutto questo per farvi vedere che non saranno 2 settimane di vacanza, non sarà qualche giorno via, staccando dalla dieta e dagli allenamenti, a modificare e stravolgere il nostro fisico. È normale aver preso qualche chilo, ma perché ci sta, ragazzi, d'altronde si chiama vacanza. Poi sono perfettamente d'accordo con chi invece continua a mantenere un regime. Cioè, sinceramente, raga, beati voi, io non riesco, cioè ci posso provare, mi ci posso mettere, ma proprio voglio fare mille cose, cambiare, magari allenarmi un po' di meno e allenarmi all'aria aperta a corpo libero nel caso in cui lo facessi e tutte queste cose qua. Quindi l'unico vero consiglio che mi sento di darvi è di stare tranquilli, ricominciare con la vostra routine, non fare cose drastiche, ovvero diete di solo tisane, detox, insalatine e cose varie, perché davvero non servono, cioè vi fanno soltanto impazzire. Aggiungete nella dieta sempre qualcosa che vi piace, qualche piccolo sfizio che, se inserito nel modo corretto, non fa assolutamente male, anzi vi aiuta a mantenerla questa dieta. E stessa cosa in palestra, io sto continuando a allenarmi un attimo all'aria aperta perché ho tutto l'anno, tutto l'inverno per rinchiudermi in palestra, sinceramente, e poi è da un po' che comunque sono abbastanza ferma e se mi metto adesso sotto i pesi mi sfracello. Quindi anche voi tranquilli, fate qualche corsetta, qualche allenamento corpo libero, circuiti. Quindi anche voi non andate in palestra a mettervi 100 kg di squat sulle spalle dopo 2 settimane che non fate tanto, ecco, perché sennò vi fate solo male. Comunque, come al solito, se ciò vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! All the feelings that we shared are in the past.